Enrico Schelotto, delegato al turismo. Siamo pronti, inizia la notte bianco-blu, siamo già in pole position. Noi siamo pienamente operativi, potete vederlo anche dal nostro banchetto sì. Con l'info point del comune. La notte bianco-blu sta per iniziare, speriamo che la gente arrivi numerosa e si diverta questa sera. A vedere dall'afflusso di gente che c'è già adesso, direi di sì. Inizia la musica, si stanno già allestendo tutte le bancarelle, c'è la diretta già di Primo Canale che è da stamattina. Da stamattina dalle 8. Da stamattina alle 8 che stanno facendo, ok. Quindi ricominciamo un attimino da capo. Primo sito, vabbè, qui è Info, per cui qualsiasi persona questo voglia sapere. Questo è il vostro punto di riferimento. Il vostro punto di riferimento. Dopodiché? Dopodiché abbiamo la diretta del Primo Canale in piazza Vittorio Veneto, che in realtà è proprio alle spalle, alle nostre spalle qua dietro. Poi abbiamo la Flaca, i DJ, che faranno musica circa fino alle 2 di notte. E poi in ogni piazza del paese ci sarà un mini concerto, una mostra, un'esposizione, un'esibizione. L'idea è fare una manifestazione diffusa in tutto il comune in modo tale da coinvolgere ogni parte del comune e cercare di divertire il più possibile la gente che accorrerà questa sera. C'è tantissima gente, la serata è caldissima, oserei dire, decisamente calda. Caldissima. E ci sono tutte le attività commerciali o quasi tutte aperte, direi. Certo. I bar stanno allestendo tutti gli aperitivi, veramente c'è un'atmosfera molto molto bella. Noi partiamo, cominciamo, faremo un giro per Albissola per vedere che cosa succede e ci ritroviamo qua. Quando e ci volete. Dirai tu, anche perché questa famosa iniziativa dell'autobus certo. Che abbiamo fatto, quindi ripetendo, coloro i quali hanno piacere di venire alla Notte Bianca esatto. In autobus. Vengono in autobus, timbrano il biglietto dell'andata e noi qua, per un numero limitato, perché come abbiamo già detto precedentemente è un esperimento, quindi abbiamo comprato 250 biglietti e consegnandoci il biglietto timbrato dell'andata noi regaleremo diciamo il biglietto del ritorno, quindi noi speriamo che questa iniziativa abbia un grande successo sì. E che possa poi essere implementata e ripetuta anche per altre manifestazioni ecco. Praticamente siete ospiti di Albissola Marina, quindi esatto. Vi aspettiamo, accorrete numerosi, ci vediamo tra poco. Nel Carugio di Albissola, notte bianco-blu, grazie. Certo. C'hai tanti tavolini fuori, tanta gente che mangia. Certamente, come tutti gli anni noi siamo contenti perché lavoriamo con veramente con soddisfazione, perché vediamo che i nostri clienti ci ammirano e apprezzano tutto questo che noi facciamo. Perfetto. Cosa si mangia di buono qua stasera? Questa sera acciughe e poi la panizza. La panizza, tipico. Direi di sì. I tavoli sono tutti pieni. Certo, abbiamo un personaggio qua seduto, ce lo puoi presentare? Gianni Iaccarino, che è uno Gianni Iaccarino, permesso. Però di passaggio. Ma lei è di Torino, quindi viene spesso qua di sola? Io sono nato di sola. Ho capito. Quindi la vendo a casa qui, quando posso vendo dalla ragazza. Altrimenti detta signora Panissa. Ed è perfetto, quindi stasera collaboriamo, siamo qua, notte bianco-blu e offriamo la cena per tutti coloro che vogliono mangiare. Certamente. Buone acciughe, comunque panizze. Venite che noi vi aspettiamo tutti volentieri. Perfetto, grazie mille, buona serata. Prego, buona serata. Arrivederci. Pietro Rebagliati, titolare del negozio di abbigliamento Oltremare ad Albissola Marina, un'icona direi di Albissola Marina. Notte bianco-blu, raccontaci un po', moltissima gente. Molta gente, fa caldo, quindi sicuramente la gente sarà in giro, ottime iniziative, bellissime tutte quante, ottima la qualità, le scelte, sì. Bellissima la serata con Primo Canale.
in giro c'è già molta gente. Sì, abbiamo visto, c'è veramente il centro storico è pieno, ottime le iniziative dei ristoranti, quindi la musica è di qualità, aspettiamo ancora molta gente e direi che sarà un ottimo successo. Ovviamente tu sei aperto per offrire il tuo ottimo prodotto. Noi siamo, perché aperti. Sei qua il numero uno, dai, diciamolo. Beh, diciamolo che nel tuo settore sei proprio il numero uno. Si cerca di fare del nostro meglio e stasera ci sono io, Raffaele a casa. Però siamo aperti per comunque avere una luce in più al paese e speriamo che questo comunque nel tempo premi tutto il paese e comunque noi che ci crediamo. L'iniziativa di voi commercianti, che comunque siete tutti aperti, i ristoranti hanno tutti i tavolini fuori, è veramente una serata deliziosa, Pietro. Sì, molto. Queste iniziative comunque aprono il cuore, veramente. Assolutamente sì. Speriamo sempre in questa grande partecipazione, sia da parte dei miei colleghi commercianti, sia da parte dell'amministrazione e di tutti quanti quelli che credono in questa iniziativa. Certo che sì. Vai a mangiare qualcosa? Hai già mangiato? Ho già mangiato, ho già provato. Ti sei fatto il cornetto di fritto misto? No, io ho provato il panino con i calamari fritti di sale fino, ottimo, buonissimo, consigliabile. Adesso proverò il fritto poi della pescheria. Di Andrea Rombolà, è il presidente della società Senkai Karate delle Albi Sole. Niente proprio di meno che, ok? Notte bianco-blu, stasera siamo in dimostrazione. Sì, facciamo qualcosina, facciamo vedere i nostri ragazzi cosa sanno fare. Sì. Facciamo un po' di kata, un po' di che sono le forme, normalmente che servono per la difesa, per l'attacco. E poi faremo vedere del comité del combattimento, perché noi abbiamo il settore sia giovanile dai 4 anni in su, che è un bel gruppo di agonisti che portiamo in giro per l'Italia. E quindi abbiamo delle belle soddisfazioni, perché sono ragazzi che ci mettono impegno, volontà. E... sì, poi nell'ambito sportivo ci vanno assolutamente. Stasera vedremo una dimostrazione di kata insieme ai ragazzi. Quando siamo pronti cominciamo, così. Sono ragazzi giovani, eh? Ragazzi giovani, sono bravissimi, perché qualcuno ha fatto i campionati nazionali, regionali, e quindi è una bella cosa, una bella soddisfazione per la società, perché certo. I maestri sono bravi, i maestri, ringraziamo anche i maestri perché direi sono veramente sì. Bravi. Anche. Senta, perché avete scelto Albi Sole Marina per esibirvi? Ma abbiamo fatto anche superiore. Dove ci hanno chiesto sì. Il comune, quindi dobbiamo ringraziare anche il comune, l'assessore allo sport, l'assessore al turismo, ringraziamo che ci hanno invitato loro sì. A fare qualcosa e noi non diciamo mai di no. Esattamente, quindi, anche perché sono manifestazioni sempre molto importanti e comunque certo, istruttive. Certo, la ringrazio certo. E guardiamo subito. Okay, e sintonia.
Circo Blu, tantissima sì, gente. Sì, speriamo tanto ricavato a favore dei gattini perché ne hanno bisogno. Ecco, facciamo anche un appello già che ci siamo. Valido. Ci sono gatti malati che hanno bisogno dell'aiuto concreto per comprare medicinali, per comprare cibo. Quindi stasera raccogliete delle offerte. Stanchi, stanchissimi, ma terremo duro apposta per loro. Gelato per i cani? No. Sì, no, fammelo vedere apposito. Gelato per i cani, lo voglio vedere. Gelato per i cani? Offerto gentilmente da Aramacao, sì, vincitore di un premio importante, sì, a gelateria che rimane in piazza Italia, sì, di Gabriele Scarponi, e quindi niente, cerchiamo di dare il nostro aiuto concreto, l'unico negozio per animali, per gli animali, per Abissola Marina, e che sia una bella notte con tutti. Sì, grazie, sì, dolcissimo. Grazie. Stasera gioco in casa. Perché stasera siamo qua? Perché vedo che fate parecchie degustazioni, fate un po' conoscere un po' tutta una serie di vini. Raccontateci un po'. Allora, noi avevamo già partecipato l'anno scorso e quest'anno il comune ci ha chiamati perché comunque è andata bene, quindi è stata una bella esperienza. Questa sera promuoviamo i corsi, quindi promuoviamo i nostri corsi che partiranno in ottobre. Sì. E poi creiamo piccole degustazioni per spiegare alle persone anche come funziona una degustazione guidata e che cosa vuol dire poi approcciarsi al vino. Quindi stasera chi verrà da noi avrà la possibilità di sentire gli aromi dei vini e poi una piccola degustazione tenuta da uno dei nostri sommelier, perché sono tutti sommelier. Sì, infatti vedevo, ci sono anche delle ragazze giovani. Sì, sono tutte sommelier anche loro. Sono tutte sommelier, perfetto. Promuoviamo un pochettino questa iniziativa, sì, che è molto importante. Allora, noi la nostra sede tra l'altro è al Golf Club di Albissola, quindi è molto vicina. I corsi si dividono in tre livelli, e ogni livello ha dei moduli di 10-12 lezioni durante le quali si impara dall'enologia ai criteri di degustazione, all'enografia nazionale e mondiale, fino poi all'ultimo livello dove è tutto dedicato all'abbinamento cibo-vino. Quindi è tutto al ristorante, scegliamo dei ristoranti tra noi associati dove svolgiamo delle vere e proprie lezioni dedicate ai singoli portati. Le carte, certo, e si sviluppa così, poi c'è un esame finale e dopodiché si ottiene il Taste Ben, il diploma e si può esercitare. Posso farlo anch'io che di vino non ne capisco assolutamente nulla, quindi soprattutto che non si parte da zero proprio per quello, ci si avvicina al vino, si raccontano le storie legate al vino che poi sono interessantissime, quelle qualcuna la so, perché sono comunque estremamente interessanti. Allora ci vedremo molto presto e vi auguro una buona serata. Grazie e a voi. Un buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie. Buonasera.